E con Francesca Romanelli continuiamo in qualche modo a parlare di scuola perché da Lugo, nel Ravennate, è partita una pedalata per raccogliere fondi per ridare un posto dove studiare agli alunni di un comune terremotato del centro Italia. Noi ciclisti, come dovrebbero essere tutti gli sportivi, abbiamo l'abitudine che quando un nostro amico, quando un altro ciclista cade, va per terra, ci fermiamo e cerchiamo di risollevarlo, cerchiamo di dargli un aiuto. Questo, i nostri amici dell'Italia centrale hanno avuto una rovinosa caduta e noi dobbiamo aiutarli per quel che possiamo. L'amore per lo sport e la solidarietà, due binari che spesso corrono insieme e che ancora una volta si sono incrociati per aiutare l'Italia centrale colpita dal sisma. Parte dall'Emilia-Romagna l'iniziativa In bici per la scuola, promossa dalla WISP regionale e dalle cicloguide di Lugo nel Ravennate. Una pedalata lunga 400 km e 4 giorni, iniziata proprio da Lugo e che arriverà fino a San Severino Marche, con l'obiettivo di raccogliere fondi per donare un container ai ragazzi del paesino del Maceratese, che non hanno più una scuola dove fare lezione. Portano un assegno simbolico. Per adesso di 6.000 euro, ma pensiamo anche di raccoglierne di più. In questo momento le elementari e le medie stanno nello stesso complesso. È stato deciso di acquistare dei container per permettere alle elementari, ai ragazzi delle elementari, di avere una loro autonomia e noi contribuiamo ad acquistare questi container. Tanti gli appassionati che ad ogni tappa, attraverso Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, si aggiungeranno ai tre ciclisti impegnati nell'intero percorso per accompagnarli per un tratto. In ogni territorio dove arriveremo ci sarà comunque un gruppo ad attenderci e a pedalare con noi. L'importante è partecipare con passione. Il minimo che possiamo fare, pedalare e essere almeno col cuore da loro.